Ciao a tutti ragazzi, io sono Davide, benvenuti nel mio canale YouTube e oggi vedremo insieme come configurare in pochi semplici passi le VTX Tables in Betaflight 4.1. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate sempre la campanellina per rimanere aggiornati e fatemi sapere nei commenti qui in basso se desiderate qualche video su qualche tematica in particolare. Che cosa sono le VTX Tables? Semplice, una volta configurate sarete in grado di cambiare velocemente le impostazioni, switchare la potenza o cambiare il vostro canale sia utilizzando Betaflight Configurator che Betaflight OSD, quindi direttamente dai vostri occhiali o dal vostro schermo FPV utilizzando la vostra radio direttamente nel posto dove state volando. Questo è molto importante perché quando si sta in compagnia ci si mette d'accordo con le frequenze. Si possono cambiare le proprie impostazioni. Perché sono state introdotte le VTX Tables? Semplice, perché Betaflight dà l'opportunità a tutte quante le case produttrici di VTX di rilasciare la propria configurazione e quindi permettere a Betaflight di adattarsi in modo specifico alla VTX che stiamo utilizzando e consentire in modo semplice di acquisire i futuri singoli aggiornamenti. Non vi dovete assolutamente spaventare quanto concerne questa configurazione, perché adesso l'andremo a percorrere passo passo e vedrete che è semplicissimo. Connettete il vostro quad alla USB, aprite Betaflight Configurator, questa è la versione 10.6.0, premete connetti, andate nella tab che riguarda le porte, qui potete configurare tutte quante le vostre WART del flight controller. Assicuratevi che nella vostra WART giusta del flight controller ci sia configurato il protocollo che voi utilizzate. Nel mio caso io ho la WART 6 e ho una TBS Unify Pro V3 e quindi utilizzo il protocollo TBS Smart Audio, però qui avete tutti i vari protocolli, ad esempio quello della Trump. Premete salva e riavvia e questo è il primo step. Ripremiamo connetti. In Betaflight Configurator 10.6 potete visualizzare la nuova tab trasmettitore video. Se clicchiamo in trasmettitore video, qui ci saranno tutte quante le configurazioni che riguardano le VTX Tables. La prima volta che accederete a questa pagina ovviamente sarà tutto quanto bianco. Io già l'ho configurato e quindi potete visualizzare le mie impostazioni, ma non vi preoccupate perché adesso vi dirò come fare. Bisognerà scaricare il file che riguarda la propria VTX in una pagina apposita, il cui link è riportato proprio qui in alto, quindi basta cliccare su questo link. Verrete ridirezionati a questa pagina di GitHub dedicata a Betaflight e la VTX Tables, dove qui in basso vedrete che ci sono i file che ci interessano per configurare la propria VTX. Una volta approdati in questa pagina, la prima domanda che ci si fa è: ok, ma qual è la mia versione? Ad esempio, nel mio caso che utilizzo Smart Audio, io qui ho diverse impostazioni, quindi non so bene se devo scaricare lo Smart Audio 1.0 o lo Smart Audio 2.0. Questo non è un problema, perché vi farò vedere come fare, è semplicissimo. Ritornate a Betaflight Configurator, andate nelle impostazioni della black box, non dobbiamo fare niente di particolare. Assicuratevi che nell'opzione black box debug mode ci sia selezionato Smart Audio. Il resto non tocchiamo niente e premete salva e riavvia. Riconnettiamoci a Betaflight Configurator e a questo punto, una volta abilitato la modalità esperto, vediamo la tab sensori. Disabilitate tutte quante le checkbox e lasciate attiva solamente l'opzione debug, quindi in questo momento stiamo debuggando il canale Smart Audio. Non sta succedendo nulla perché non abbiamo attaccato la nostra lipo. Vado ad attaccare la lipo. Ovviamente ragazzi, togliete sempre le eliche quando lavorate con Betaflight Configurator. Ecco, come avete visto, la nostra linea del grafico è salita subito qui in alto e infatti ci segna
200. 200 vuol dire nel mio caso che sto utilizzando Smart Audio 2.0. In base al valore che verrà visualizzato, quindi 100, 116, 200, 216 o 300, quello corrisponderà al relativo protocollo della vostra VTX e quindi in base a questo andrete ad effettuare il download del file. Ritornando alla pagina di Betaflight, adesso sono sicuro che il file che devo scaricare è quello dello Smart Audio protocollo 2.0. Nel mio caso è lo Smart Audio 2.0 versione USA perché ho alloccato la mia TBS Unify e quindi sceglierò questo valore qui. Bottone destro e salva oggetto con nome, mi raccomando non cliccateci sopra perché sennò vi apre questo file che è un JSON che non ci interessa, a noi ci interessa scaricare il file. Quindi bottone destro, salva oggetto con nome, salvatelo sul vostro disco fisso. Andiamo nella parte trasmettitori video. Aspettate che stacco la lipo perché tanto adesso non ci interessa più. In basso ci avete la semplicissima opzione load from file. Cliccate, andate a prendere il vostro file. Nel mio caso è 2.0 US, eccolo qua. Caricatelo all'interno del vostro Betaflight Configurator e avrete accesso a tutte quante le impostazioni delle VTX Tables. La vostra pagina si riempirà di una serie di valori presi dal file di configurazione che abbiamo caricato, ok? Adesso qui inizia la magia perché grazie a questa tab qui in alto posso cambiare e scegliere sia la banda che il canale preferito. Ho accesso alla potenza, attenzione a questi valori qui perché non sempre rappresentano i valori reali. La prima volta che ho caricato il file dello Smart Audio 2.0 avevo solamente 3 valori, ma non è un problema perché grazie a questa pagina qua siamo in grado di aggiungere, andare a personalizzare i valori della potenza, ok? Quindi in questo caso io posso decidere di scendere a 3 valori, ok? 25, 200, 500 o salire a 4. Qui dentro ci potrete mettere tutto quello che volete, ma ricordatevi che avete a disposizione solamente 3 cifre. Quindi ad esempio se ho delle VTX che vanno sopra i 1000, posso, che ne so, ad esempio scrivere un K oppure scrivere, che ne so, 1, 2K, ok? O 1.2. salvare, e queste impostazioni me le ritrovo poi all'interno del Betaflight OSD o in Betaflight Configurator per impostare la potenza e riconoscere velocemente le opzioni. Ognuna di queste opzioni qui è spiegata con questo piccolo tip con il punto interrogativo che trovate qui, quindi non mi dilungo nella spiegazione. Per quanto riguarda questa parte qui, spesso i valori che vedete qui dentro non corrispondono alle impostazioni di fabbrica, quindi lasciatele totalmente stare, però se volete andare a smanettare qui e quindi forzare i valori impostati direttamente, basta disattivare l'impostazione di fabbrica, quindi in questo momento Betaflight non sta leggendo le impostazioni di fabbrica, e andare ad inserire i valori che riteniamo opportuni. Non ve lo consiglio perché alla fine, diciamo, le impostazioni di fabbrica vanno più che bene. Una volta configurate le impostazioni che desideriamo e in particolare scelto la banda, il canale e la potenza, basterà cliccare su Save e la prossima volta che andremo ad attaccare la lipo sul nostro quad, il flight controller e Betaflight trasferirà queste impostazioni attraverso il canale Smart Audio alla VTX e la VTX si configurerà con le impostazioni che abbiamo scelto. Ovviamente noi tutti ci chiediamo: ma perché questo Betaflight ogni volta sembra complicare le cose? Però non è così, perché questa è un'innovazione, perché gli sviluppatori hanno lasciato un canale aperto direttamente con chi fabbrica, produce e rilascia le VTX e consente di recepire velocemente gli aggiornamenti solamente caricando un file. Questo video finisce qui ragazzi, se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, fatemi sapere quello che ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Dai!